venuta un'idea scintillante. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi siamo di nuovo qui per dedicarci alla rubrica Mi è venuta un'idea. E sì, mi è venuta una splendida idea effettivamente, perché oggi voglio dedicare la puntata alla creazione del puntale dell'albero di Natale. Voi sapete, oggi voi non lo sapete, lo so io perché lo sto registrando, oggi è l'8 di dicembre, ho finito di infiocchettare l'albero di Natale, manca solo il puntale. Il puntale lo voglio fare con voi. È un puntale a cui tengo moltissimo ed è un puntale che ho pensato di inserire proprio nella rubrica Mi è venuto un'Ikea, perché innanzitutto l'idea mi è venuta guardando il puntale dell'Ikea, questo qua, e poi perché racchiude in sé una serie di motivazioni che adesso vi vado a raccontare. Sarà un puntale economicissimo, perché con 7 euro vi farete un puntale che alla fine del lavoro potreste vendere anche a 70-80 euro, perché ci sono in giro questi prezzi, ragazzi. E soprattutto è un puntale della riconciliazione con le cose, perché io quando vado all'Ikea penso sempre all'idea della famiglia, alle loro ambientazioni, mi fanno pensare proprio a famiglie felici, famiglie vissute, famiglie giovani e meno giovani, a seconda dell'ambientazione in cui mi trovo. E poi ci sono dei pezzi che lasciano il pensare aperto, no? Dove può esserci tutto e il contrario di tutto, ma anche il nulla. Questo è un puntale molto semplice, costa soltanto 2 euro e tutti, speriamo tutti, possiamo permetterci di comprare un puntale da 2 euro. Però perché accontentarsi di quella cosa? Io lo chiamo il puntale della riconciliazione con la materia, con le cose, perché proprio da una materia poverissima, perché costa solo 2 euro e la materia che andremo a sovrapporre costa anche questa 2 euro, 1,80 euro a foglio, adesso vedrete, attraverso l'atto creativo, attraverso la fantasia, attraverso l'impegno, la manipolazione della materia, può trasformarsi in qualcosa di più. È un modo per trasformare una cosa povera nella più bella delle cose. Alla fine, chiunque di noi, essendo noi tutti uguali, potremmo avere lo stesso puntale, lo stesso bellissimo puntale, perché non è detto che chi meno può debba sempre accontentarsi. Chi meno può deve creare di più e deve riuscire a figurare con le proprie forze e non con la forza del portafogli, che poi forse è la cosa più importante, quello che io vorrei insegnare a mio figlio e quello che mi dà grande soddisfazione nel creare piccoli oggettini con poco, no? Piccoli oggettini che poi, grazie alla sublimazione del lavoro manuale, diventano oggetti di pregio, oggetti artigianali. E poi la decorazione, come è volere di questa rubrica, è volere mio all'interno di questa rubrica, rende unico un oggetto fatto in serie. Questo oggetto ce lo potranno avere milioni di persone, ma il nostro sarà semplicemente il nostro, che potrà essere più bello, meno bello di quello degli altri, ma sicuramente il nostro, un oggetto da ricordare. E allora spostiamoci sul piano da lavoro e andiamo a realizzare questa splendida Ikea. Ed ecco l'occorrente per preparare questa splendida Ikea, questa splendente idea. Partiamo dal pezzo proprio dell'Ikea. Lui, il puntale, si chiama Snowy, se non mi sbaglio, un attimo che lo guardo sul sito per non fare, per non farvi confondere. Sì, si chiama Snowmis e costa 2 euro. Lo trovate in tre colori, dorato, rosso o argentato. Io l'ho preso dorato perché quello che intendo fare io è rifoderarlo totalmente. Ma sulla pagina Facebook vi metterò anche dei bozzetti di idee che non richiedono la foderatura totale del pezzo e quindi potrete andare a decorare il pezzo al di sopra di esso. Un'altra idea carina sarebbe decorarlo come la pallina di Natale, di cui vi metto qui il link del video per andare a vedere. Credo che l'avrò già pubblicato quel video a quest'ora, se non l'ho pubblicato sarà il prossimo video che pubblicherò, quindi dipingendo sopra vari ghirigori. Comunque sulla mia pagina Facebook vi troverete proprio un intero album dedicato ai bozzetti di Mi è venuto un'Ikea per il puntale di Natale.
Questo puntale, vi dicevo, noi lo foderemo totalmente, ne faremo qualcosa di molto più prezioso e molto diverso da quello che è i 2 € di Snowmiss, e lo faremo con i fogli in metallo da sbalzo. Questo è alluminio da una parte color rame e dall'altra parte color argento. Io farò il mio puntale color oro e lo colorerò successivamente, facendo diventare color oro, ma esistono anche già i fogli color oro che io a Catania non ho trovato da nessuna parte. Avrei dovuto ordinarli e non ci sarei arrivata per l'8 dicembre, quindi mi sono dovuta accontentare dell'argento che poi colorerò successivamente. Quindi 2 fogli di foglio metallico da sbalzo, ogni foglio di questo costa 1,80 €. Più come materiale effettivo ci occorre un poco di 1000 chiodi e della colla a caldo con delle stecche. Quindi questa è la spesa di materiale che poi andrà a fare il puntale vero e proprio. Per me, che dovrò successivamente dorarlo, occorrerà anche della gomma lacca, dell'aceto, del pigmento bruno di Kassel, ma se voi trovate il foglio già dorato non sarà necessario. Se voi vorrete farlo color rame non sarà necessario. Se voi vorrete farlo color argento non sarà necessario questo passaggio, a meno che non vogliate comunque dare una coloritura diversa al vostro puntale, e poi vi spiegherò. Poi serviranno dello scotch, un po' di scotch carta, degli attrezzi, le forbici, 2 pennelli, 2 matite, una con la punta e una senza punta. Quando vi si spezza la mina, bene, una matita conservatela perché è un ottimo strumento per lavorare con lo sbalzo. Se non si hanno i bulini sono questi, che sono queste punte un po' arrotondate, le vendono anche i cinesi, ragazzi. Io queste 2 le ho comprate dai cinesi, vedete, sono di una marca per unghie, perché con queste si fanno i pallini quando si fa la French mani, quando si fa la manicure, e li vendono a 1,40 €. Io le ho comprati, mi pare, 1,40 € di questi. Poi ho quello professionale da sbalzo, vabbè, ma io ce l'ho tra i materiali, non serve comprarlo, con la matita si va benissimo. E potete anche usare un bastoncino in legno di rosa, quelli che si usano anche per la manicure, per spingere le pellicine. Bene, in questo caso noi modelleremo il foglio per lo sbalzo. Poi ci serve una spatolina, ma può essere anche un coltello che avete a casa, una spatolina qualunque, un pezzettino di ferro per accompagnare quella che sarà la colla a caldo quando ci servirà, e poi un piano morbido. Io qui ho del feltro, ma potete usare qualunque cosa di morbido: feltro, un bel lenzuolo ripiegato 4-5 volte, le spugnette, quelle bagnasciuga, quelle morbide. Qualunque cosa abbia fornisca un substrato morbido. E poi passiamo adesso al modello che troverete quindi sulla pagina Facebook e che ho disegnato per realizzare il nostro puntale. Eccolo qua, spero si veda perché a matita. Ecco come alla fine del lavoro risulterà il nostro puntale, ve lo avvicino, e sarà tutto a sbalzo così, e poi nel manico che serve ad incastonarlo all'albero istorierò la mia famiglia, nel senso farò dei ghirigori, dei motivi, e poi scriverò i nomi dei membri della mia famiglia, perché voglio che questo puntale, come vi ho detto prima, diventi proprio il mio puntale di famiglia. Voglio che Enzo lo conservi, voglio che racchiuda il nostro anno all'apice dell'albero, che diventi il simbolo del nostro Natale. Quindi per me questo è veramente il video più importante di tutti quelli che vi sto facendo per Natale, perché ci sto mettendo veramente qualcosa che poi mi apparterrà per sempre. È un modo per arricchire il Natale di tutti noi con pochi soldi, come avete visto nel materiale. Con 10 euro vi fate un puntale che, se lo doveste comprare, non vi nego che forse vi chiederebbero 80, 100, 110 euro e forse anche di più. Quindi vi farò vedere come semplicemente con la volontà e con la voglia di fare si potrà arricchire un qualcosa di non estremamente ricco. Io qua mi sono fatto solamente una punta della stella, perché questo è un modulo che si ripete più volte, quindi per comodità, per tracciarmelo, me ne sono fatta già uno che poi girerò sul foglio da sbalzo. E allora, questo e questa
lo trovate nell'album Mi è venuto un'Ikea, il puntale di Natale. Questa è la mia idea, naturalmente a sbalzo con la stessa tecnica potrete fare tutti i ghirigori che vorrete. Potrete cercarli su internet o accontentarvi, o se vi piace uno di quelli che vi lascerò sulla pagina Facebook. E adesso passiamo subito alla... Prendiamo il foglio da sbalzo. Io voglio che poi la parte che rimane in vista sia quella argentata, quindi lavorerò dalla parte color rame. Lavorate sempre dalla parte contraria a quella che volete sia la parte che poi vi rimane. Questa è la misura della stella come effettivamente è, ok? E allora io con una matita, con un bastoncino, in uno dei due fogli da sbalzo me la ricalco proprio così e com'è. Vado meglio con un bastoncino. E mi ricalco soltanto i contorni e le linee di congiunzione tra un petalo e l'altro. Ok, sono arrivata. E ora le linee che delimitano la nostra stella. E voilà, a questo punto ho tutto qui al centro disegnato. Cambio foglio, faccio la stessa cosa anche col secondo, ma sappiate che poi nel momento in cui dovremo tagliare con un disavanzo di mezzo centimetro circa, quindi più o meno qui. Ora vi faccio vedere. Anche questa è fatta, solo che adesso questo grande possiamo posarlo. Quando andrò poi a tagliare questo, dovrò stare più larga di un buon mezzo centimetro. Perfetto, adesso tocca ai singoli petali, diciamo così, ai singoli, no, alle singole punte della stella. A questo punto, come ho fatto per precedentemente, piano piano mi riporto il disegno.
Quando sarete sicuri di aver trasferito tutto, io qua ho dimenticato per esempio questo, perfetto, potete togliere. Vi avvicino un po'. E già vi è un primo disegno. Voilà, riportato dall'altra parte, che è ancora un po' grezzino. Adesso guardate cosa facciamo. Lavoro proprio con gli strumenti che avete voi, che potete avere anche voi. Prendo un bastoncino per la manicure e piano piano, calcando ma senza esagerare, perché basta poco per strappare il foglio, basta veramente veramente poco, purtroppo, ammacco i punti che voglio appunto che vengano a rilievo dall'altra parte. Quindi un legno tenero forse è la migliore delle soluzioni. A questo proposito vi faccio vedere tante cose, anche la matita, guardate, che magari siete più abituati ad impugnare, vi viene a maggior ragione meglio. E guardate dall'altra parte cosa succede. Comincia a venire su a rilievo, visto? Proseguiamo. Scegliete lo strumento a seconda della grossezza dell'elemento che dovete pigiare. Quindi se dovete andare in punti più sottili, naturalmente statevi più stretti di punta. Se invece dovete fare spazi più ampi, potete anche allargare la punta. Sempre decisione ma delicatezza. Per chi invece, per esempio, avesse il bulino, questa parte la può tranquillamente fare a bulino, col bulino grosso, e si sbriga pure prima. Visto? Olè, ha un segno più incisivo, ma non fa nulla perché vengono belle anche semplicemente fatte a bastoncino. Uno e due. Cambio strumento proprio per farvi vedere la differenza di utilizzo e farvi vedere proprio anche le analogie di utilizzo. Si usano tutte alla stessa maniera in pratica. E la resa è più o meno la medesima per tutte. Avanti, continuiamo ragazzi. Io continuo con questo. Questo lo trovate dai cinesi, tranquillamente. Tutti cinesi, reparto unghie. 50 centesimi, quindi vi consiglio di prendere proprio questo qua. Infant holy, infant lowly, for a bed a cattle stone, oxen lowing, little knowing, Christ the bed. Quando dovete definire un disegno, questi hanno due punte, una più sottile e l'altra più spessa, giratelo dalla parte più sottile e insistete leggermente proprio per definirne i margini, però leggermente, perché proprio perché più sottile c'è più possibilità di bucare. Lord of all.
Flocks were sleeping, shepherds keeping vigil. Ok, il primo, vediamo se si vede. Ok, la prima rosa è finita. Adesso voglio fare anche tutto qui una serie di stanghettine. Guardate tutto attorno nella metà di disavanzo, perché poi queste la piegherò tutto attorno alla sagoma della stella per fare starla, per farla aderire ben bene, così, una accanto all'altro, partendo dalla linea. Benissimo, arrivati a questo punto e fate la stessa cosa anche sulle altre quattro punte che sono rimaste. Lo so, il lavoro è lungo, ma le cose per venire davvero belle hanno bisogno di molto lavoro. E allora continuate, fate anche gli altri quattro. Io manderò avanti il lavoro in maniera veloce, in modo che voi mi vediate e possiate chiarirvi magari qualche punto che vi siete persi qua e là. E poi ci vediamo alla fine per rifinire bene bene il centrale. Rejoicing, free from sorrow, praises voicing, breathe the morrow, Christ the baby is born for you, Christ the baby is born for you. Infant holy, infant lowly, for a bed a cattle stole. Oxen lowing, little knowing, Christ the baby. Benissimo, a questo punto abbiamo finito lo sbalzo su tutta la nostra stella e lei risulta così. Sembra quasi una di quelle formine antiche per le mostarde, non so se le avete presenti, comunque è molto molto defatto. Adesso dobbiamo rigirarla e definire bene il centro. Come si fa? Quindi si punta benissimo e si fa un giro e poi piano piano si gira tutto attorno, così. Vedete? Una raccomandazione, mi avete visto impugnare il bulino in due modi differenti, o così, oppure l'ho messo tra le dita e ho poggiato distendendo l'indice sopra, perché tenendola sempre così poi questa piega vi comincerà a far male, e allora per evitare che l'articolazione delle falangi venga messa sotto pressione, perché poi questo dolore dura un bel po', e allora vi consiglio di inforcare così il bulino e spingere con l'indice lì dove volete fare la piega.
Un'altra raccomandazione, questo è il raccomandazione time, non calcate troppo perché sennò la foglia col calore e il passaggio si fonde un po' e si apre, si spacca, quindi siate sempre molto delicati. E allora, adesso diamo le ultime pieghe, rinverdiamo quelle che sono anche le linee di piegatura della stella stessa, in modo da poi adagiarla bene su quello che sarà il suo vano accoglitore, cioè la stella dell'IKEA, che quindi sarà l'anima della nostra stella di Natale. E rifacciamo anche qui tutte le striscette fino a compimento e poi appunto ritaglieremo e facciamo la stessa identica cosa anche sull'altra lamina, quella che ho lasciato senza il bordo zigrinato, perché poi una volta ritagliate, le ritaglieremo insieme, non vi preoccupate, questo bordino andrà a coprire e fungerà un pochettino da lembo di chiusura della nostra struttura. Bene, continuiamo e noi ci vediamo a operazione finita. Naturalmente nulla osta nel voler impreziosire con dei puntini qui e lì dove riterrete opportuno la vostra stella. Se siete incerti, meglio evitare, lasciate le cose più semplici. Se invece andate già più spediti, vedete che la tecnica è vostra, la sentite proprio vostra, vedete, guardatevi la stella così come appare e se vi sembra magari qua di dover dare altri puntini, dateli pure. Io non so se lo farò, mi piace così, abbastanza semplice, è immensa, è barocchissima. Quindi continuiamo. A questo punto ho entrambe le forme lavorate, una e due, e quindi prima di andare a ritagliare le capovolgo dalla parte del negativo, quindi il retro, prendo la pistola a caldo e spruzzo dentro la colla a caldo in modo da riempire tutti gli interstizi, questo per far sì che una volta che la nostra stella di Natale sarà montata come puntale, toccandola non si ammacchi e che quindi le parti sbalzate rimangano protette nella loro forma da un sostegno retrostante, che in questo caso è dato dalla colla a caldo. Se il materiale fosse stato un materiale nobile, tipo una lamina d'oro o anche una lamina d'argento, avremmo potuto fare questo passaggio con la malta. Infatti nella vera tecnica dello sbalzo, quella con materie nobili, questo percorso viene fatto proprio con la malta, questo passaggio. E allora come si fa? Si prende la colla a caldo, una spatolina e piano piano, anche perché il metallo è suscettibile al calore, riempiono, vedete, tutti i ghirigori. Così prendete e pucciate dentro abbastanza colla a caldo, quindi prima che questa si asciughi stendetela. La colla a caldo vi darà anche la possibilità che, se sbordate, insomma, rimane sempre abbastanza morbida da poter essere tagliata. Ecco qui, a mo' di Nutella, a coprire tutti i ghirigori, quindi a dare sostegno ai vuoti. Queste sono le parti del lavoro più importanti, perché sono quelle che chi ne capisce va a guardare per vedere se è un lavoro fatto bene o se è un lavoro arraffazzonato. Nel senso che se io vado a comprare uno sbalzo, la prima cosa che vado a vedere è se l'interno è pieno, perché se l'interno è pieno è uno sbalzo fatto a criterio, se l'interno è vuoto è uno sbalzo fatto così, molto alla buona. Quindi questi tutorial vi devono servire anche per imparare a riconoscere le cose. Magari voi non farete mai il puntale, però saprete quando guarderete un oggetto come deve essere fatto per essere fatto a regola d'arte. Ovviamente per essere fatto a regola d'arte non deve essere fatto proprio con la colla a caldo, perché è un materiale più importante
non comprate, cioè queste cosine possono essere anche fatte con la colla a caldo, ma come vi dicevo, lamine d'argento, lamine di oro con una malta più stabile e più rigida. Bene, inserite la colla su tutti i rigori. Guardate se ne avete dimenticato qualcuno, per esempio qua sono stata un pochettino leggerina. Qui ne ho dimenticato uno. E fate la stessa cosa anche dall'altra parte. Ricoperti tutti i rigori, possiamo procedere al taglio. Il vero taglio a sbalzo non va fatto con le forbici, anche se noi lo faremo con le forbici, ma ve lo faccio vedere come ha fatto il vero taglio a sbalzo. Il vero taglio a sbalzo va fatto a bulino, cioè insistendo un po' di più con la punta a chiodo di un bulino. Visto? Così. Si apre. Piano piano. Del resto un bulino è uno di quegli accessori che sempre, per chi fa arte ovviamente, bene avere, perché si usa per 2000 cose differenti, non solamente per questo, per l'incisione del gesso, abbiamo visto nelle icone, quindi è uno di quegli elementi ricorrenti nella vita di un artista, uno di quegli attrezzi che bisogna avere. Poi naturalmente l'eccesso lo togliete con le forbici. Il taglio a bulino viene anche più caratteristico perché viene un po' piegato, poi dovrete ripiegarlo voi, mentre con le forbici, vi faccio vedere, naturalmente viene un taglio più meccanico, più liscio. Come fosse carta. Così li abbiamo visti entrambi. Bene, tagliate tutte e due le stelle e poi ci ritroviamo qua. Alla fine del taglio la nostra stella si presenterà così. Ora mi accingo a tagliare l'arco. Volevo cominciare prima di raccomandarvi di tagliare al di là del bordino zigrinato, quindi lasciate del disavanzo sempre, in modo che poi avremo come rigirare il bordo attorno all'anima della stella dell'IKEA. Ok, e adesso abbiamo entrambe le stelle tagliate, una andrà sul fronte e una sul retro, visto? Così. Passiamo alla prossima fase di lavoro. Siamo giunti al momento della preparazione del boccale del puntino. Allora, qui potrete scegliere, potrete farlo o a guaina intera, semplicemente tagliandovi una sagoma e quindi appiccicandola, oppure fare come faccio io, tanti cerchietti sovrapposti l'uno all'altro, ognuno dei quali porta con sé un'iscrizione. Un'iscrizione dove potrete mettere delle frasi particolari, i nomi dei componenti della vostra famiglia, l'anno di nascita di questo puntale, l'anno di nascita di tutti i componenti della vostra famiglia, un po' quello che vi pare. Oh, questo puntale è bellissimo anche così comunque, però se lo vogliamo personalizzare siamo qui. Cosa farò? Scriverò su una carta lucido, una carta da lucido, una serie di nomi, e allora scriverò Vincenzo, poi scriverò Ombretta, spero si veda, poi scriverò Gabriele, poi scriverò Natale 2013, che è appunto quest'anno, e basta. Queste saranno le iscrizioni che andrò a mettere, però per farlo nel migliore dei modi, cosa dovremmo fare? Allora, dovremmo prendere i nostri nomi, per esempio, decidere la grandezza della fascetta, facciamo finta che sarà questo, e mettere il nome al contrario, perché se noi lo ricalcassimo così, fate bene attenzione che il nome dall'altra parte vi verrebbe scritto al contrario, quindi scrivetelo nel verso giusto, quindi girate, poggiate lì dove volete che venga impresso, quindi prendete il vostro bulino e ricalcate la vostra grafia alla rovescia, quindi V
così e alla fine verrà in questa maniera, spero si veda. Perfetto, una volta calcata l'orma, insistete col tratto, il movimento che più riterrete opportuno, quindi aggiungete i rigori, quello che vi pare, quindi vi... Quindi io decido che questa fascetta sarà lunga più o meno così, mi tratteggio tutta la lunghezza della fascetta e andrò a decorarla nella maniera che più mi sembrerà opportuna. Ok? Quindi tiro la linea. Adesso decido che tipo di decorazione voglio fare e io qui farò una serie di palline, una accanto all'altro, in modo che dal dritto poi venga così. E la prima lamina è pronta. Prendiamo il nostro puntale e decidiamo quindi a che altezza andrà messa. Andrà messa più o meno così, a questa altezza, quindi il Vincenzo andrà poi attaccato qui. Ben bene. Ok? Ma non prima che siano pronte anche tutte le altre da sovrapporre. Noi intanto mettiamo da parte tutte queste etichette e facciamo quelle necessarie che ci servono per lo svolgimento di tutto il lavoro. A questo punto possiamo cominciare ad assemblare i nostri pezzi. Come prima cosa ci servirà un po' di mille chiodi, che è una colla adesiva altamente resistente. Speriamo che esca questa colla adesiva. Eccola qua, me ne metto un pochino su un pezzo di alluminio che non mi serve. Quindi con una spatolina sporcate nella superficie. Io sto cominciando proprio dal punto più ostico per il nostro lavoro, che è questa parte del puntale, perché in questa parte del puntale dovremo prendere un po' della fascetta decorata così, un po' a caso, e cominciare a metterla. Ne prendo un pezzettino e la comincio a mettere proprio da qui e la schiaccio con le mani ben bene e la faccio aderire. Vedete? Bene. Dopo questa possiamo cominciare con i giri di fascetta veri e propri. Io comincerei proprio con la scritta Natale, ma devo però assicurarmi che il giro lo faccia completo attorno, quindi metto questa fascetta sia da questa parte che dall'altra parte. Ben bene, così. Ok, quindi prendiamo la scritta Natale, sporchiamo di colla adesso tutta la rimanente parte, così, così, ben bene. Uscite sempre, perché tanto poi ci sarà l'altro pezzo subito pronto da dover attaccare. Quindi su tutto. E mettiamo, io adesso qua metterò Natale 2013. Partirò proprio dal lato. Natale.
qua ci sporcheremo le mani, uno e due. Se sporchiamo l'alluminio non ci fa niente, lo puliamo in un secondo momento. Ok, tagliamo l'eccesso di lunghezza da una parte e pieghiamo, e quindi capiamo quanto ne occorre anche dall'altra. Tagliamo l'eccesso e pieghiamo, e così automaticamente si stabilirà anche qual è il retro, quello con le giunture. Questo è il momento più delicato, perché dovrete adesso spingere lì dove vorrete che i vostri pezzi si incastrino. Ok, e sempre adesso con un fazzolettino un po' bagnato pulire lì dove volete che si pulisca. E continuiamo. E quindi l'ultima fascetta, in ultimo mi metto io. Ok. Così. A tenere unita tutta la mia famiglia, perché l'ultimo gancetto tiene unito tutto, no? E speriamo sempre di riuscire a tenerla unita. Allora, uno e due. E voilà. E la parte già inferiore è fatta, anche se questa io ancora devo fare un altro passaggio, che sarà comunque il colorarla, perché io non la lascerò così argentata, però la farò quando sarà totalmente asciutta. Ora la giro dalla rovescia, e la rovescia è la parte con le congiunzioni, che comunque guardate non si notano nemmeno, perché essendo molto disegnato il lavoro non risalta, non salta all'occhio. Prendo la stella, quella che deve stare sul retro, prendo la mille chiodi e la metto direttamente, in questo caso, sulla stella. Un po' su ogni punta, un po' al centro, vabbè. La adagio ben bene. E ecco perché il dentro doveva essere, vi dicevo, foderato, perché adesso la devo spingere ed ancorare benissimo, come più posso quantomeno, alla forma della stella Ikea. Quindi questo passaggio, se in questo passaggio questi ghirigori non fossero assicurati sul retro, li andrei tutti perdendo, specialmente qui si appiattirebbero tutti. State vedendo cosa sta avvenendo? Questo puntale è una meraviglia. Guardate, dal vivo è bellissimo. Io non so come risulta in videocamera, è davvero, ho un'anteprima piccola, vedo tutto molto confuso, ma è bello. E ancora non è rifinito come intendo rifinirlo io. Lo so, c'è parecchio lavoro, non è una cosina... Comunque si fa in un pomeriggio, lo stiamo facendo in un unico pomeriggio. Non è una cosa trascendentale, è una cosa che si fa in poco tempo. Però è lavorato, è bello. Dà soddisfazione, diciamo così. Ok, fatto questo... vado ad operare sul davanti, quindi io stendo più sui margini dove mi serve più rinforzo,
questa qui, la Mille Chiodi, è proprio una bella colla. Non l'abbiamo mai usata perché ha un... Non l'abbiamo mai usata perché non ne vale la pena sprecarla per lavoretti, ma per lavori così importanti è un validissimo alleato. Ok, io riempio con la, anche le fessure, cioè sigillo. Benissimo, siamo pronti. Attacchiamola con molta molta calma, vediamo tutto il giro che fa anche dietro. Ok, perfetto, quindi riportiamola sul davanti e piano piano apriamo i tagli qua al centro. Vedete? Tra un... dove finisce, apriamo la parte in più, tac, 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 ok, e piano piano foderiamo e poi quindi grazie a questo taglio si potrà piegare qui e noi questa la piegheremo, ok, così. Adesso la stella è pronta, dobbiamo farla diventare dorata, ma prima ripulisco un po' il piano da lavoro. Ok, siamo adesso giunti alla fase della doratura della nostra stella. Lo faremo con della gomma lacca naturale. Se non sapete cos'è la gomma lacca naturale, andate qui e troverete il video apposito dove vedrete cos'è, come si prepara e a cosa serve. Beh, a cosa serve lo vedrete anche guardando questo video. Allora, prendiamo un po' di gomma lacca naturale, quindi quella leggermente con quel colore ambrato, e sporchiamo, tirandola verso il dentro, la nostra stella. Assumerà un colore ambrato, ma noi dovremo farla arrivare proprio a dorato, quindi dovremo dare più mani di questa gomma lacca, penso tra le 3 e le 4. Olè. La cosa buona della gomma lacca è che si asciuga veramente, veramente in maniera veloce, quindi non dovrete aspettare molto tempo tra una passata e un'altra. E ovviamente fatelo sia sul fronte che sul retro questo passaggio. Quando diventerà così opaca in alcuni punti, non spaventatevi, significa soltanto che si sta asciugando, crea il film superiore e poi mano a mano l'alcol evapora in tutto e per tutto. Prima di girarla, ovviamente, assicuratevi che sia del tutto asciutta e non ripassate mai su gomma lacca così umida, perché sennò ve la tirate via tutta, quindi aspettate che si asciughi completamente tra una passata e un'altra. Bene, seconda mano passata e asciutta, passiamo una terza mano. Terza e ultima mano per ora, perché adesso procederemo all'antichizzazione. Stesso procedimento, mi raccomando, dovrete fare anche dall'altra parte, una volta asciutta. Io quindi cosa farò? Darò questa terza mano, staccherò il video, farò asciugare totalmente e darò le tre mani anche dall'altra parte. Quindi procederò contestualmente all'antichizzazione. Ok,
Ok, i laterali sempre. Ok, ho appena patinato la stella, ma voi non avete visto nulla perché ho dimenticato di accendere la videocamera, ma nessun problema perché tanto questa stella ha due facce, quindi voilà, la volto ed è ancora del suo colore originale. Ho preparato una patina, diciamo così, un colore di patina, semplicemente unendo del pigmento bruno di Kassel a dell'aceto di vino bianco, un po' di aceto, la quantità necessaria affinché il pigmento si sciolga e comincia a fare delle preoccupanti bollicine. Non vi preoccupate, la semplicissima reazione del pigmento. Potete fare questa stessa cosa anche con i colori acrilici, non succede nulla di differente, vi sbrigate prima se non avete il pigmento. La patina all'aceto è semplicemente una patina molto molto durevole e naturale, cosa che invece ovviamente non è la patina ad acrilico, perché appunto non è naturale ma è acrilica. Cosa faccio? Col pennello sporco passo su tutta la superficie da patinare. Questo darà quel sentore di antico alla stella e smorzerà quella estrema doratura che avrà assunto con l'immissione della gomma lacca. Prenderò una pezzetta, o in questo caso io ho dei semplicissimi tovagliolini di carta, e scaricherò, vedete, l'eccesso. Oh, se vi piace di quel colore lasciatela di quel colore, io la sto antichizzando un poco perché mi piace che esca un pochettino, che si sporchino gli interstizi, diciamo così. Procedete così. Chi c'è? Un bimbo. Procedete così su tutto. Meno male che mi sono accorta che non avevo acceso la videocamera prima di finire, perché mi sarei suicidata dopo tutto questo lavoro, non farvi vedere come ultimarlo. Sempre così. Quando uno tiene una cosa particolarmente... ma ce ne siamo accorti in tempo. Allora, scarichiamo. Se volete scaricare perché ne avete messo troppo, un batuffolino di cioè un tovagliolino di carta con del semplice aceto, passate e scaricate il troppo eccesso, diciamo così. Tipo qui ne ho messo veramente troppo. La patinatura è una parte che a me piace moltissimo, secondo me è necessaria, rende bello il manufatto. Mamma, ciao amore, che cosa sto facendo là? È qui. Cos'è questa là? Ok, a questo punto fatta patinatura, aspettiamo che si... Mamma! Ciao figlio, aspettiamo che si asciughi del tutto, quindi... Vi faccio vedere cosa farò. Con un tovagliolino appena umido d'acqua passo così superficialmente a levigare. Che c'è, amore? A levigare solo le parti. Mamma. Sì, amore. A levigare solo le parti. A pulire solo le parti in evidenza. Così. Da una parte. Quindi scarico proprio l'eccesso. Saluta Enzo, dillo buon Natale. Dillo buon Natale a tutti. Ecco. Buon Natale a tutti. La mamma fa la stella. Non Natale a tutti, ok, ci siamo riusciti. Bene, arrivati a questo punto scarico anche il retro. Quindi adesso do un ultimo passaggio molto veloce di gomma lacca, scusate le manine sporchine, ma chi lavora si sporca. E questo fisserà il pigmento e l'aceto in via definitiva. Quindi un domani potreste anche spolverare con un panno umido il vostro puntale e questo non si scolorirà tra le mani, insomma, serve a questa passata, perché la gomma lacca lo impermeabilizza. Dimmi, figlio caro.
ultimo tocco di dorato e di lucido, quindi così riacquista anche un po' di lucidità che ha perso con la patina. Se lo fate con i colori acrilici, invece usate una semplice vernice spray per acrilico. Benissimo, il nostro puntale è finito, ma così sicuramente non si può apprezzare. Vi faccio le foto per meglio farvene godere la bellezza. Dal vivo sembra un oggetto antico, è veramente bello e prezioso e spero che riesca ad impreziosire i vostri Natali. Avete visto che bello il nostro puntale? Io, come avete visto, ho inserito anche i nomi della mia famiglia, perché questo diventerà da quest'anno il mio puntale di famiglia. E ci siete anche voi, perché l'ho fatto con voi. Voi fate parte della mia famiglia allargata, diciamo così. Sarà un puntale che spero mio figlio metterà sul suo albero di Natale. È un puntale molto lavorato, sicuramente se cercate qualcosa di più semplice, questa non è proprio la decorazione adatta a voi, ma sulla mia pagina Facebook, di cui troverete il link qui sotto nel box informazioni dove c'è la scrittina mostra altro, troverete tantissime altre idee da realizzare in maniera molto semplice, tipo la decorazione della pallina di Natale che ho fatto in questo video. Insomma, andate a sbirciare là e troverete i modelli per creare diverse decorazioni con lo stesso puntale, proprio perché a ciascuno il suo. Bene, spero che questa idea IKEA vi sia piaciuta e vi rimando alla prossima. Auguri. E se quest'anno non è un anno tanto ricco, non importa, non accontentatevi, create, soprattutto non accontentatevi di voi stessi e sbizzarritevi con l'immaginazione. Auguri di vero cuore a tutti e fate una felice preparazione al Natale anche insieme a me. Da Ombretta e da Arte per te è tutto, arrivederci, auguri!